Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con la collezione Ferrari F1 Collection. Ci ha fatto attendere un po' questo numero, ma finalmente è arrivata la F300 di Michael Schumacher. Come sempre però io vi avevo già annunciato l'uscita di questo video sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione per essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che arriva sul canale ma anche su tutte le novità in edicola. Quindi se volete prendere qualche numero nello specifico io vi consiglio di lasciare un pollicione, così io vi aggiorno sempre con delle storie ogni volta che arriva un pezzo del genere, che questo veramente... bellissima, ragazzi miei. Dunque, F300, peraltro non ci sono le decals. Adesso vi spiego anche questa piccola differenza con le macchine della Ferrari prima del 2001, perché hanno proprio il cofano motore rosso, quindi sono un po' particolari. Devo dirvi, anche all'occhio vedere tutto rosso mi fa un po' strano. Comunque adesso ne parliamo. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. E inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora e dove poi in futuro troverete tutti quanti i numeri della collezione, perché, come vi dico sempre, la faremo tutta quanta. Dunque, bando alle ciance, andiamo ad aprire questo piccolo gioiello, la F300 di Michael Schumacher. Perfetto ragazzi, pronti? Andiamo ad aprire la F300. Allora, devo dirvi che in quell'anno, nel 1998, io fui davvero triste di questa situazione. Allora, i più vecchi di voi si ricorderanno che Schumacher arrivò nel 96, il 96 e 97 furono delle annate un po' sofferte, perché comunque la Ferrari non era molto competitiva e la Williams era molto forte. Infatti vinse nel 96 Damon Hill, nel 96 Jacques Villeneuve. Nel 98 io speravo che finalmente sarebbe arrivato l'anno di Schumacher e della Ferrari. Quando poi vidi la McLaren così forte e insomma ci andava a disturbare veramente tanto e capii che sarebbe stato davvero duro a battere la McLaren, fui un po', ecco, preso dallo sconforto, perché mi dissi: ma è possibile che ci deve essere sempre qualcuno più forte di noi? Stavamo lì, sembrava per essere i migliori e noi, e invece no, quest'anno c'è la McLaren. E quindi devo dirvi, ci rimasi piuttosto male. Comunque il prossimo numero sarà la 412 T2 di Jean Alesi. Ragazzi, questo è un pezzo clamoroso. Come vi raccontavo, 94 e 95 poi nei video scorsi sono gli anni in cui ho iniziato a seguire la Formula 1, quindi sono particolarmente affezionato a queste macchine di Berger e Alesi, che appunto erano i piloti di quegli anni. Comunque, come vi stavo dicendo, McLaren fortissima nel 98, Häkkinen vinse il mondiale, Schumacher comunque di poco non ce la fece. Poi nel 99 ci fu anche l'incidente a Silverstone che costò di nuovo il mondiale, nonostante abbiamo vinto il costruttori. Comunque, quando parliamo della Ferrari di Leclerc e degli errori che stanno facendo al muretto, Binotto e compagnia bella, dobbiamo anche ricordarci che anche un fenomeno come Michael Schumacher e anche gente come Ross Brawn e Jean Todt inizialmente soffrirono molto, quindi non arrivò subito la vittoria, ma ci fu un processo abbastanza lungo. Questa è una cosa che dovremmo tenere sempre a mente. Comunque ragazzi, andiamoci ad aprire questa F300 del Kaiser. Allora, come vi stavo dicendo, è un po' diversa dalle solite Ferrari che mancano le decals, in quanto dal 2001 in giù il cofano motore, come in questo caso, era proprio rosso. Quindi con l'assenza della decals, come vedete, la macchina risulta tutta completamente rossa. Dal 2001 in poi, se vi ricordate, magari vi lascio una foto qui sopra, il cofano motore veniva proprio dipinto di bianco. Di conseguenza le macchinine senza decals hanno comunque il classico triangolo bianco sul cofano motore. Devo ammettere, a me piacciono molto, non so, forse sono abituato a vederle con quel triangolo bianco. Questa mi fa un effetto un po' strano, quindi vederla tutta rossa, non so, mi sembra proprio che manchi qualcosa. Francamente mi piace un po' meno. Come vi racconto sempre, le Ferrari con il triangolo bianco senza decals a me non dispiacciono neanche più di tanto. Comunque, Ferrari F300 1998. Adesso non vi voglio dire una cosa sbagliata, ma se non erro il 98 fu il primo anno in cui vennero inserite queste gomme con le quattro righe al centro, perché nel 97 sono sicuro che non c'erano, quindi credo che il 98 sia il primo anno, vedete, con queste scalanature sulle gomme.
Ricordo che all'inizio neanche mi piacevano molto. Dicevo, ma che sono queste righe? Sono proprio brutte. Poi, vabbè, fondamentalmente, come tutte le cose, ci si abitua. Non ci si faceva neanche più caso. Comunque, ragazzi, bellissima questa F300. Si vede che è la mamma delle macchine poi che domineranno i campionati mondiali. Devo dirvi, mi piace anche come è stata fatta. Qui c'è una piccola sporcizia. Si cominciano a vedere proprio tutte le aerodinamiche, vedete anche questa parte che poi caratterizzeranno le super vincenti F2002, 2004, 2003, eccetera, eccetera. Come vi dicevo, su questo modello si nota abbastanza l'assenza delle decals, questo lo dobbiamo ammettere, però devo dirvi è secondo me veramente un ottimo modello e poi è bellissima, ragazzi, sarà che io sono cresciuto con Schumacher e con queste Ferrari, veramente sono un colpo al cuore. Sono proprio entusiasta di ricollezionarle tutte quante dal 96 in poi. Saranno sicuramente bellissime da mettere tutte quante vicine. Comunque nel frattempo vi ho fatto fare un giro rapido. Andiamo a guardare qualche dettaglio. Vediamo all'interno le cinture, le decals delle cinture. Invece lo sterzo è completamente nero, non hanno aggiunto nulla. Il fondo dell'auto ovviamente non è scolpito. Le sospensioni come sempre non hanno purtroppo il finto carbonio. Comunque tutto sommato, ragazzi, il modello mi sembra decisamente onesto, secondo me è fatto molto bene. Ormai sappiamo che la collezione resterà con questo tipo di qualità, francamente a me non mi lamento, non mi dispiacciono, sono molto molto buone. Va bene, quindi adesso andiamo a richiuderla all'interno della teca, eccola qua. Per quanto mi riguarda, super pezzo, le Ferrari di Schumacher vanno collezionate tutte assolutamente, quindi se ne state prendendo soltanto alcuni tipi, credo che questa vada assolutamente presa. Come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate, questa è la F300 di Michael Schumacher. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, 300 like come la F300 di Michael Schumacher. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo modellino e se state continuando la collezione. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento la prossima settimana per il prossimo numero, speriamo che esca sempre il venerdì, questa settimana è ritardato, quindi dovrò far vedere la settimana dopo, però speriamo che nonostante le ferie, l'estate, riusciamo a fare il video sempre di sabato. Qui da Visio e dalla F300 di Michael Schumacher è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!